vuol conquistare il potere della ricchezza. La ricchezza è Plutos, il dio Plutos, che è anche Plutone, Ade, è il guardiano dell'underworld, del mondo infero. E quindi per avere i favori di Plutos, il ricco, bisogna che tu sia capace di fare il viaggio nell'underworld, nel mondo infero e fare il ritorno. Questo si fa attraverso le emozioni, attraverso il respiro. Respirare di più vuol dire esserci di più, sentire di più, essere più vivi. C'è un respiro molto profondo, che è il vero respiro. Normalmente gli individui non lo utilizzano, utilizzano solo la respirazione polmonare, quella cellulare, come comunemente conosciuta. Ma nel vero corpo si svolge il vero respiro. Quando lo scopri per la prima volta, sembra un respiro di fuoco. Sembra che si muova fuoco attraverso il tuo corpo e non aria. E infatti nelle tradizioni esoteriche è chiamato il respiro del drago. Ma se tu ci fai caso, tutti i grandi e potenti in questo mondo hanno avuto a che fare qualcosa con il simbolo del drago. Pensa anche al nostro Berlusconi, il cui yacht preferito si chiamava Dolce Drago e aveva una società che si chiamava Sweet Dragon. E il simbolo del drago è molto connesso con la ricchezza, specialmente in Oriente, dove il drago è indubbiamente un simbolo positivo, ma anche in Occidente. Allora, se vuoi conquistare il potere della ricchezza, devi conquistare Plutus, il ricco, e devi risvegliare in te il respiro del drago. Quindi, per familiarizzare con Plutus, devi esercitarti nella discesa, nel descensus ad inferos, la discesa nell'infero, e questo lo fai accettando di vivere le tue emozioni, qualunque esse siano, al di là del bene e del male, come pure energie, come spiriti traghettatori. Poi devi conquistare nell'infero la spada magica, cioè il favore di Plutos. Ma nessuno che conquista la spada magica poi può ritornare nel mondo di mezzo e usare la spada a proprio piacimento. Deve prima passare attraverso un processo di purificazione che comporta una pacificazione di tutte le immagini, gli spiriti, gli eventi che sono con lui. Devi pacificare tutti gli eventi della tua vita, accogliendoli, portandoli al di là del giudizio mentale, ringraziandoli, perdonandoli se devi, benedicendoli. E dopodiché puoi fare il ritorno nel mondo di mezzo con la spada magica che Plutos ti ha regalato e puoi utilizzarla conquistando il potere della ricchezza a favore dell'anima del mondo, perché il potere della ricchezza va riconquistato per la madre. Noi siamo solo dei fedeli amministratori di risorse che non ci appartengono, appartengono alla madre e alla madre vanno restituite. È un grande viaggio quello che conduce alla conquista del potere della ricchezza e all'alleanza con Plutos. È un viaggio lungo il quale impari molte cose, lasci tante parti di te, zavorre che non ti servono, ma anche tanti attaccamenti. Perciò a tratti è un viaggio doloroso, di quel dolore che non ha l'obiettivo di farti soffrire, ma di guidarti. È un viaggio per fare il quale ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, ci vuole tanta voglia anche di vivere, di essere vivo, di sentirti vivo, perché è un viaggio che fai a cavallo delle emozioni. Il grande cavallo alato, Pegaso, che ti trasporta è proprio l'emozione che devi accogliere e vivere con intensità. Per questo il respiro è fondamentale. E nello yoga esoterico impariamo a risvegliare il respiro del drago, che è un tutt'uno con il calore psichico, il fuoco del dumo, l'aspirazione dell'anima, il grande
potere del desiderio, della visione e della realizzazione, il calore psichico. Respirare calore psichico, respirare fuoco del drago e cavalcare l'emozione. I due grandi strumenti per fare il descensus ad Inferos, fare alleanza con Plutos, il ricco, e ritornare nel mondo di mezzo con la spada magica della conquista.